you be if you had given to protection? Carissimi amici, ecco un altro martedì, un martedì speciale oggi, perché come tutti sanno e pochi dimenticano, è San Valentino, la festa degli innamorati. Ho sentito l'altro giorno per radio che specificavano la frase, la festa degli innamorati, non dei mariti o dei fidanzati, degli innamorati, quindi poche parole però devono essere capite. Abbiamo, cosa potevamo scegliere per una giornata così speciale del martedì? Un poeta, era necessario. E ci è venuto incontro un caro amico che non conosco personalmente, ma conosco per le sue imprese, specialmente nei reading di Poetry Slam, Miro Cortini. Miro Contini. Con l'R. Cortini. Ah, perché è strano, perché ma va bene. Cortini di Forlì, quindi siamo in Romagna, e anche questo mi fa molto piacere perché amo i romagnoli, e come dicevamo prima dell'inizio della trasmissione, facevamo due chiacchiere, hanno una cosa meravigliosa vicino che è il mare. Quindi Miro Cortini, laureato in sociologia nell'84, quindi in periodi abbastanza puri, non nel 77 né nel 68, quindi tranquilli, all'università d'Urbino. Ma qui non parliamo di sociologia, anche perché non riuscirei a sostenere un discorso di questo genere, ma parliamo di poesia, perché è un poeta che si è già presentato nella sua zona, nella città di Forlì, in vari giornali che hanno recensito la sua opera, e anche presso l'associazione Via dei Poeti, cui ha partecipato a molti ridi. A te, Miro, per presentarti. Salve, io saluto tutti gli ascoltatori di Radio Saius, di Radio Reno Web, Alfredo e Radio Saius, il signor Saius. Sono qua e quindi, come diceva Alfredo, non si può prescindere in questa giornata dal tema che la giornata ispira, quindi certo. San Valentino. Ricordiamo così, breve accenno storico: San Valentino era un vescovo, io avrei pensato fosse un martire innamorato, era un vescovo invece, primo secolo dopo Cristo, che conoscendo un legionario romano che gli chiedeva di sposare la sua amata, che era cristiana e che era molto ammalata e stava morendo, si è deciso contro la legge romana, la lex romana, di farlo, e per questo fu decapitato. Però riuscì a sposare questi due innamorati, dopodiché purtroppo morì lei e lui subito dopo. Per questo è rimasto un simbolo, un simulacro dell'amore, dell'innamoramento fino all'ultimo, insomma, e essere uniti fino all'ultimo anche a fronte della morte. E qui appunto, come dicevi tu, l'importante è tenere separato innamoramento e amore. C'è un libro famoso di un vecchio sociologo, che adesso mi sfugge il nome, famoso e molto anche ruffiano, se posso dire, che scrive su giornali come il Corriere della Sera e quant'altro, che ha scritto un libro, Innamoramento e Amore, dove comunque ha fatto una buona
parliamo di molti anni fa, un'analisi di questi due momenti. Beh, poi non vogliamo andare a toccare da un punto di vista culturale quello che c'è stato scritto attorno al tema dell'amore, perché ha attraversato la storia della letteratura assolutamente in tutte le sue forme. Mi vengono in mente un libro che a me ha particolarmente colpito, Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, e L'erotismo di Georges Bataille, consiglio a tutti. Però tagliamo questo discorso. Certamente. Con una frase, un aforisma che dà da pensare, che sia in versione femminile o maschile, che recita così: il fascino è un modo per sentirsi rispondere di sì senza aver fatto chiaramente alcuna domanda. E questo è una cosa. È vero. Casanova se lo vediamo nella versione felliniana, Casanova è molto Eros Thanatos, molto mortifero, c'è molto di lugubre nella sua vicenda, come Fellini l'ha messa in video. Però in ogni caso parliamo di Lawrence d'Arabia, per dire, oppure adesso mi sfugge l'amante, il più amato degli attori italiani dei primi Novecento, adesso bellissimo uomo, bellissimo attore, che poi Valentino. Esatto, non a caso il nome. Poi ci siamo noi dopo, rimane quello il fatto. Io mi permetto di parlare di amore, di innamoramento, perché nel mio blog, alla fine di ogni pagina, è un blog che è in costruzione, quindi non lo cito, ho messo queste due cose, sono mie: nulla verba nil potest, sic et simpliciter ars amandi, nessuna parola può nulla, solo e semplicemente l'arte di amare. E questa è la prima. E la seconda, che diciamo è un po' un sunto di quello che può essere anche un principio di poetica mia, recita così: per scrivere bisogna innamorare il sé di te, che sei niente e nessuno come me, eppure è tutto ciò che basta. Non andiamo a indagare, ad approfondire questo, però insomma anche la scrittura è un atto d'amore, secondo me è un atto d'amore, un atto d'amore verso se stessi, nella ricerca del volersi bene e del trovare il modo di amarsi di più, di stimarsi, di conoscerci meglio, ma anche nello stesso tempo, nel momento in cui questa cosa ha una risoluzione positiva, riuscire a raggiungere qualcuno e a lasciare qualcosa che possa dare un messaggio positivo, un qualcosa che fa pensare, esatto. In ogni caso, se anche fa pensare, fa lacrimare, però in ogni caso stimola qualcosa di vivo, cioè la scrittura senza un collegamento a un'emozione viva non ha alcun significato. Questo è verissimo, Miro. D'altronde la letteratura nasce anche per
cercare di far sopravvivere noi nel futuro con i nostri Certo. scritti. Quindi è molto importante e deve commuovere, cioè deve, e che poi la commozione vuol dire aver centrato il problema, ed aver centrato il cuore. Questo è una cosa Sì, no, meravigliosa. non nel senso spregevole della parola, la No, 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 no. commozione languida, no, è importante No, 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 no. certificare la parola perché le parole, come diceva Nanni Moretti in un film, le parole sono importanti. Come fai a parlare, diceva una giornalista di un film, le parole sono importanti. Ed è vero, le parole sono molto importanti, In una società come bisognerebbe. mi permetto di dire, Miri, in una Sì? società attuale in cui le parole non hanno più nessun valore, o perlomeno vengono usate in maniera molto approssimativa. Perché non, manca anche la cultura della lettura e dello studio della parola. La parola, l'etimologia della parola è la cosa che a me ha interessato di più nella mia vita, se posso dire. Io, sembrerà una follia, però è così. Io a 14 anni mi stavo leggendo tutto il dizionario italiano. Sono arrivato alla lettera C, poi sono scoppiato, però di ogni parola che non conoscevo mi riportavo la specifica, Certo, cioè che cosa sì. significava. Dalla A alla C le so tutte, le altre no. Per dire la follia, no? La follia della sete del sapere, della sete del sapere. Questo è importantissimo. E, insomma, Grazie a Dio, quando eravamo giovani non esisteva la multimedialità, non esistevano i cellulari, non esisteva gli SMS, e quindi la parola diventava importante. Di più, diventava importante di più e se mi permetto faccio un salto rispetto al mio programma. Io penso che la maggior parte della letteratura abbia una sua derivazione, o comunque, non a caso, anche ultimamente gli studi di critica letteraria vanno a riscoprire, perché i testi ormai sono stati studiati e analizzati dei grandi in tutti i modi, gli epistolari sono molto importanti perché vai a comprendere, a capire la biografia della persona e quindi riesci ad avere più informazioni sui suoi sentimenti veri, quelli reali, non quelli trasposti in un foglio che molte volte appunto è una trasposizione che è o intellettualistica o comunque idealistica o comunque mediata da uno stile, dalla moda del momento e Del quant'altro. momento, Nella certo. lettera si è più diretti e mi viene in mente, ci sono tantissimi epistolari amorosi, uno su tutti, Dino Campana e Sibilla Aleramo, Dino Campana, Esatto. romagnolo di Marradi e Sibilla Aleramo, grandissima scrittrice, pure lei, e il confronto con i social media di oggi, in fondo poi che cosa si fa? Anche, cioè, ci si manda continuamente dei messaggi, no? Si Sì, manda è continuamente vero. messaggi, quindi c'è il bisogno di scrivere, che è una scrittura sgrammaticata, poi ci aiutano gli stessi computer a scrivere meglio. Io infatti, se non avessi, no, non è il T9, ma qualcosa di simile, sbaglierei tante parole perché la velocità, le cose, però insomma ci si continua a scrivere e a conoscere attraverso i messaggi di scrittura. Mi è capitato, non mi vergogno di dirlo, di entrare in un social media per conoscere persone, mitici, che mette in contatto persone dello stesso sesso che interessa o di sesso diverso e ho conosciuto delle persone, al di là di quello che possa essere accaduto, che non ha importanza per nessuno, però ho avuto la possibilità di conoscere delle persone in un momento, in una real in un momento, in una società
come direbbe il buon Zygmunt Bauman, un grande sociologo che è morto da poco, che va ricordato, in una società liquida, in una società che non ha dei riferimenti, dei parametri, non ha più valori, è dispersiva e sciolta, diciamo. Sì. C'è la possibilità con questi social media, usandoli, di comunque conoscere delle persone. Ho avuto la possibilità di conoscere delle persone, quindi comunque ancora si scrive male, però si scrive, c'è il bisogno di scrivere, c'è sempre. Poi indubbiamente, la sostituzione della parola diretta, come facciamo io e te adesso, secondo me non è sostituibile, ecco. No, però la scrittura no. Ha un altro valore, è un altro media, appunto, è a un altro livello e ti dà lo spazio e il tempo di pensare. Io penso appunto Lino Campana che aspetta la lettera di Sibilla Aleramo e i palpiti del cuore e i pensieri, perché non mi risponde, fino appunto ai device attuali, cioè ai sistemi attraverso internet che ci permettono i collegamenti diretti immediati, si aspettava. Tu pensi poi chi ti parla lavora in Poste Italiane, quindi sa bene le lentezze delle lettere e quant'altro, che cosa possono significare per una persona che aspetta una risposta, una domanda d'amore che non si sa se verrà corrisposta. C'era anche questa aspettativa che faceva parte del gioco, che adesso non esiste più, perché come hai detto tu è tutto in tempo reale, questo tempo reale che questa bella parola reale, non si sa bene che cosa bisognerebbe fare. Un'analisi, hai fatto un'ottima analisi sociologica del problema. Mi è piaciuto moltissimo, saltando dal sociologico. Parliamo della scuola di giornalismo invece. No, perché niente, dopo cancelliamo il torre. Però no, potresti no, leggerci. Non parliamo della mia formazione, ma parliamo della mia produzione. e delle cose, ecco, che mi interessano e che ho intenzione di dire assieme a te per questa serata. E molto allora, ho ricevuto un messaggio adesso di una mia cara amica che mi dice: allora dov'è finita la tua bella voce? Evidentemente no, non si sente, spero che sia, è sicuramente ironico, perché Saius mi conferma che si sente bene la voce, quindi sì, è perfetto, forse se parlo troppo veloce dimmelo magari, non lo so. L'innamoramento è una fase dove la chimica del cervello va in esaltazione, c'è qualcosa che non è più controllabile dai freni comunque della ragione. E quindi non a caso si utilizzano le espressioni, qui mi piace, mi sono appuntato queste due cose, in inglese fall in love vuol dire cadere letteralmente in amore, cadere, una caduta, è lasciarsi andare, è un darsi, no? Certo. E invece per Lucrezio, che ha scritto il libro sulla natura, era un letterato, ma era anche già in qualche modo un pseudo scienziato, definisce gli amanti amantes amentes, cioè gli amanti senza mente, cioè che non usano la mente, cioè che sono folli, insomma. E questo momento di follia dell'innamoramento comunque è un po' il sale della vita, è qualcosa che cerchiamo tutti e che non ci danno i social media, non ci danno le droghe, non ci danno il denaro, sono sensazioni che possono capitare a qualcuno
anche solo una volta nella vita, però può bastare ad altri di più, però sono quei momenti di apice alto che quando accadono appunto ti possono riempire il cuore e quindi dal cuore salire poi alla mente e non al cervello, che sono due cose ben diverse, alla mente e non al cervello, per riempirti di energia, di voglia, di anche se l'amata poi non viene conquistata, però è certo. Questo momento di esaltazione che ti dà la carica, per quanto mi riguarda, per poi magari scriverne, no? È una cosa che ti riempie veramente la vita, l'innamoramento, l'amore poi dopo è un'altra cosa, ci vuole un'altra trasmissione sull'amore, il matrimonio, sull'intimità, la faremo sul perché sto già meditando cose. Però l'innamoramento è uno scatenamento. Sì. È uno scatenamento senza controllo, insomma, da una parte, molte volte solo e non dall'altra. Quando si incontra, l'amore folle, insomma, questo è qualcosa di eccezionale, quello che fa pensare, fa dire ai francesi, l'ho imparato un tempo fa, non lo sapevo, che loro indicano il momento dell'orgasmo, che è il massimo di quello del compimento, dell'innamoramento, quindi della congiunzione sessuale e quindi dell'orgasmo congiunto, lo chiamano l'appetit mort, cioè è quasi un essere, un andare al di là del vissuto. È l'apice del vissuto, che cosa c'è all'apice del vissuto? La sua negazione, quindi la morte, la petite morte, una piccola morte che però ti permette ancora di ripresentarti a riviverla con quella persona o con altre persone e quindi fare della tua vita una vita innamorata e che quindi, come dico io, se tu riesci a innamorare il sé di te stesso, insomma, ad amarti, tu che non sei niente, nessuno, però di questa cosa sei pieno, è quello che basta per poter scrivere qualcosa poi sul piacere o meno, su questo non saprei. Io mi fermerei un attimo, lascerei uno spazio musicale e poi riprendo con delle cose un po' più delle letture vere e proprie. Comunque Miro, quello dimmi che pure hai detto, tu, scusami, è stato veramente molto interessante, l'ho seguito certamente anche Rosario e Ugo, che invece è ancora giovane, penso che è stato una bella analisi del problema, Miro. Rosario. Dimmi, Rosario. Eccomi presente. Cioè, mi chiamate. Dato che noi ormai dell'amore abbiamo solo qualche vago ricordo, ma prima che l'Alzheimer ce lo cancelli. Alla mia veneranda età, insomma. La mia poi. Non so se manda. Il vecchietto del gruppo TNT è più giovane di me. Si innamora comunque, certo, sempre, finché si è vivi. Finché, cioè, essere vivi e essere innamorati è essere vivi, cioè, è sentire le cose fondamentalmente. Poi non parliamo di sessualità e e di cose più triviali, ma il fatto di essere innamorati. Pensi che nella religione confuciana, quella antica almeno, si scopa come ricci, scusate l'espressione, però l'orgasmo e quindi per la procreazione eventualmente, ma comunque in quanto tale, per cui bisogna preservarsi, è una filosofia preservativa quella, lo si fa due volte all'anno. Cioè, questa è la filosofia confuciana, oggi dimenticata, immagino, credo. Però questo era
era questa cosa qua. E quindi vuol dire nel Medio Oriente, magari, perché il peperoncino invece che le pillole blu o queste cose qua fanno figli a 70 anni. Quindi voglio dire, cioè, il tempo dell'amore non finisce mai. Il tempo dell'amore non finisce mai, diventerà l'amore per un animale d'affezione, diventerà l'amore per, non lo so, per qualcosa d'altro, però l'amore c'è, l'amore continua, è sempre la vita, esatto, è dentro alla vita, senza l'amore non c'è vita. Con queste belle considerazioni io passerei a un brano. Sì, passiamo a un brano, perché intanto mi rifaccio, perché non era nulla di quello che pensavo di dire, però è stato molto bello, è stato molto interessante. Speriamo per gli ascoltatori più che per noi. Ecco. E sono sicuro che gli ascoltatori aspettano letture concrete. Va bene, oltre va che, bene. Oltre mio. Che analisi o chiacchiere, chiamiamole. Quindi mettiamo un brano e rifaccio il punto della situazione. Grazie. Perfetto. A te, Rosario. Benissimo, brano partito. We'll be right back.
Carissimi amici, riprendiamo la nostra trasmissione dopo il brano musicale che ci ha mandato Rosario dalla regia. Siamo qua sempre con l'amico e poeta Miro Cortini di Forlì, e nella prima parte della trasmissione è stato molto interessante. Miro ha fatto un'analisi tra il poetico e il sociologico, vorrei chiamarlo, dell'amore e dell'innamoramento. E continuiamo, perché questo è il tema di questa sera, San Valentino, quindi siamo tutti innamorati. Domani non si sa, vedremo, però oggi perlomeno siamo... Beh, domani è la festa dei single, quindi è un'altra festa. Ti ho fregato, un'altra festa. Direi che domani è la festa anche di, forse, senza offesa per nessuno, ovviamente stiamo scherzando, forse di qualcuno che ci sta ascoltando, no? Che invece di passare la sera con l'amata o con l'amato, ascolta noi e speriamo di accompagnarlo. E trae profitto, trae profitto. Esatto, che gli rimanga qualcosa, che, o che comunque almeno passi bene il tempo invece delle televendite. Posso andare? Certo, vai. Allora, questa cosa qui è una prosa poetica mia, non è stata pubblicata, perché poi dopo alla fine parleremo del motivo per cui sono qui, che è un po' di presentare il mio libro. Poi fra un po' lo presentiamo in maniera ufficiale. Ufficiale, esattamente. Mentre invece questa è, poi se tu mi hai già promesso un'altra serata, dai, la facciamo. Ma la facciamo, non preoccuparti. Allora, questo è a una donna ed è stata scritta l'8 marzo, a proposito di date, 8 marzo del 1989, va bene. Avevo già conosciuto l'amore, quello importante, quello che quasi coniugale, non mi sono sposato, però era già nato un figlio, mio figlio. Bene, bellissimo. Ovviamente però è dedicata alle donne, non a una donna. La donna, che dire a te ora, mia donna, per un minuto, una vita? La donna, altra metà del cielo e delle acque, approdo delle pene solitarie di un uomo di mare senza amore, che cerca nelle tue braccia un desiderio antico, un bisogno assoluto che compenetra la vita. Essere amati, questo ci spinge tra le vostre mani di velluto che nascondono unghie taglienti. Voi rose sbocciate, piene di spine, noi che vi cerchiamo, vi adoriamo, vi viziamo, vi amiamo senza ragione e senza calcolo, quando si è puri. Noi che vi facciamo l'amore letteralmente calando le braghe e ci mostriamo nella nostra intimità visibile, esposti al vostro sguardo. Di voi invece amiamo il mistero, l'oscuro che celate dentro di voi. È questo che muove il mondo, nel momento in cui seduciamo, presumendoci artefici, nell'illusione di un possesso impossibile, reciproco e fugace, poiché ciò è avvenuto, non rimangono che due corpi impassibili, scarichi di tensione, ma arricchiti da un desiderio innato che si autoalimenta, che sempre ci tormenta. Per almeno un giorno all'anno ci si deve fermare a pensare a noi e a voi, che senza di noi non si può stare, di noi e di voi, e per ciò stesso ridisegnare equilibri che vanno cercati all'imbrunire, quando magica diventa l'alchimia del giorno che si dissolve nella notte. L'eterno giorno chi lo vuole? L'eterna notte a chi non angoscia? Voi decidete il destino dei nostri affetti, che sono niente senza il nostro desiderio, noi che vi scegliamo tra le altre, e così pure voi, ma non sta qui il problema, non so, mi aiuti la poesia a trovare musica nelle parole, io voglio capire, al di là della scheletrica pulsione
e dell'amicizia con passione, che cosa fa sì che ti cerchi e ti desideri, ti voglia con me, e così sognare un futuro, costruire una storia, un film senza copione e una regia a quattro mani. Io voglio stare solo con una donna che non sa cos'è l'amore e assieme a me lo vuole provare a scoprire. Veramente bella, veramente bella, Miro. Questo è un messaggio un po' universale alle donne, alle donne, alla donna, e può continuare così. E se potessi accarezzarti cuore e mente, cancellando per sempre delicatamente, rischierei certo le sabbie mobili del travolgimento, ma i brividi della lotta per non soccombere, continuando di più ad amarti, mi renderebbero incoronato di preziosi, luminoso e pieno. E poi gli amori passati, e poi a un certo momento succede che chi non l'ha pensato, in ognuno a modo suo, ha pensato alla stanchezza, ai brividi, ai fermenti dell'innamoramento, alla ricerca, al languore, a tutto quanto, ma quanta fatica. Sono stanco di amare come ho sempre fatto, come ho sempre saputo di saper fare. Non ho mai pensato che si potesse risparmiare nell'amare. In ogni stretta di mano, con partecipe appassionata ad un amico vero, in ogni abbraccio spalancato, disarmato, fatto a tutte le donne che ho incontrato, sempre vissuto come il più bel regalo della vita, il più prezioso, il sublime. Mi dono, slanciato, in impeto di guerriero, a fronte di possibile medaglia, che ha molti rovesci in cui specchiarsi, in questa misera vita di frontiera dove il limite c'è, e lo vedi e lo soffri, ma vuoi non crederci, poiché il sogno ha sempre sconfitto il reale di doveroso rispetto. Ogni alba per me ha sempre mostrato il sigillo dell'irripetibile e della commozione universale, del bello in sé e del dono. Farsi governare dalla regalità non è mai stato motivo di dubbio, ma ha sempre significato vivere in povertà. Nonostante tutto, costruendo argini, non posso non sentirmi immerso nella piena del mio fiume, inquieto, di impeti fuori luogo e fuori tempo massimo, estraniato, latitante al senso comune. La mia spietata sensibilità c'è, e c'è qualcosa che gorgoglia, sempre gorgoglia, è muta, pretende le forme e i tempi di un cuore precedente a tutto. E questo è il manifesto dell'uomo stanco di amare, però continua ancora, perché poi incontra nuovi visi, nuovi musetti, nuovi occhi, vita continua. Nuovi dardi che ti colpiscono come questi, questa donna, questa ragazza a cui ho dedicato questa mia, che è abbastanza antica, e qui parliamo di cose abbastanza antiche, questa era del 2000, addirittura l'ho chiamata con il nome della zona da cui proveniva, la Marsica, che da cui loro sono marsicani, quindi l'Abruzzo, il centro selvatico dell'Abruzzo. Ancora so pensarti, dolce, infinita Marsica, dietro una duna, smorfie di tenerezza, ricordo un'ebbrezza. So che ci sei, non ti sento, ma ci sei. Il tuo sguardo perduto, occhi di rugiada su prati boschivi, colline di pensiero custodito.
divagavo nel labirinto di specchi. Avrei potuto andare oltre la febbre dei corpi, gettare l'analgesico del raziocinio e raccogliermi in silenzio accanto a te, nel tempo. Ma nonostante tutto, ti aspetto per un nuovo viaggio che mi porti in un crogiuolo ad incontrarti. E continuerei con cose ancora più antiche, forse, sì, di queste, e spero che di non di mantenere un certo filo. Una cosa che diceva Salomone, il grande Salomone, che la donna è il bene al di sopra, è il dono al di sopra di tutti i doni. Su questo poi magari in un'altra potremmo affrontare il tema della creatività nel femminile, nel senso che questa bella baggianata, lo dico proprio, comunque, dell'invidia del pene che si è inventato Freud, poverino, che aveva dei grossi problemi, che era un grande scienziato, ma aveva anche i suoi grandi grossi problemi, come tutti i grandi, del resto, come Michelangelo l'hanno. E tanti altri, vabbè. Allora, questa roba qui che si è inventata, come anche in antropologia Totem e Tabù, ha detto delle stupidaggini assurde che Levi-Strauss ha schiacciato completamente, ma non solo lui, tutti gli altri etnologi dopo di lui. Va bene, comunque l'invidia del pene, tutta la letteratura, qui la sparo grossa proprio, poi dopo andrebbe certificata e approfondita, però sparo grosso, poi vediamo. La creatività, che è prevalentemente maschile, quella femminile, a parte Saffo, Wisława Szymborska, Grazia Deledda, pochi altri, Dacia Maraini, che è vivente, sta facendo un lavoro molto grosso sul recupero della creatività femminile, perché ci sono nella storia è sempre stata tenuta da parte, perché la donna non doveva esprimere questi sentimenti o fare questi avere la possibilità di fare questi studi e cose di questo genere. Si è scoperto, per esempio, per interessare così di varie cose il lettore e l'ascoltatore, che la sorella di Mendelssohn ha scritto delle sinfonie, alcune più belle di lui, che sono state nascoste per anni e anni e anni e sono venute alla luce da poco. Ma quello che volevo dire, ritornando all'invidia del pene e questa stupidaggine, io penso che la cosa va pensata forse anche, ma il discorso è troppo ampio, però la dico comunque come provocazione, in maniera rovesciata, perché chi crea dà la vita è la donna, per cui di questo noi, di quel periodo lì, in cui io lo ricordo, in quanto avendo avuto un figlio, questa invidia della madre che allattava il mio figlio, che è un sentimento molto forte, che noi abbiamo appunto, con un termine freudiano, sublimato nella letteratura, nelle arti, nell'arte della guerra, nel lavoro, forse ritornando indietro, ma purtroppo è tutto parte dalla necessaria cura della prole, ed è su questo che l'uomo cacciatore, tenendo la donna davanti al focolare che deve crescere i piccoli, ha potuto creare gli strumenti per dominarla, schiavizzarla e iniziare la divisione del lavoro addirittura. Ma il discorso è troppo ampio, non lo possiamo fare. Quindi ritorniamo alle mie piccole parole dedicate a piccoli o grandi amori, che nel 1983 si esprimevano così: per te, ad Anna Maria, esplode come un vulcano, tenderti con dolcezza la mano,
per portarti in un labirinto senza fine, a rincorrere il tuo sguardo tra balvetti di palpebre. Io e te a passeggio nell'autunno inoltrato, a distillare immagini rarefatte, profumi sottili di un magico ritrovarsi, stesi sull'erba a sentire il tempo lontano, fa da eco al tuo e al mio. Ti amo, ti amo. E, oltre a questo, sì. Miro, sono già sì? le 46. Se devi presentare sì, il tuo libro. Il libro e quell'altra cosa, sì, se no certo. Mi perdo, sì, esatto. Poi appunto magari un'altra volta devo farti un discorso quando abbiamo chiuso sì. La diretta sì speriamo un po' di dunque allora sì volevo passare ci tenevo a fare un tentativo di unione di due modi di scrivere, non miei. La poesia è l'amore nella storia della letteratura per eccellenza, dalla Vita Nuova di Dante Alighieri, e questo scritto in prosa poetica di un giovane ragazzo, Andrea Moser, trovate i suoi scritti nel suo sito www.oparolenere con o di opere oparolenere.com. Trovate le cose che scrive e quindi un ragazzo di 27 anni e Dante Alighieri, il sommo poeta. Tanto gentile e tanto onesta pare, tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quando ell'altrui saluta, ch'ogni lingua deve tremando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare, ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta dal cielo in terra a miracolo mostrare, mostrarsi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Sovrumana, di Andrea Moser. Cammini a 2 metri da terra come un'entità diversa dalle altre, una specie diversa da quella umana, qualcosa in più, più accecante, più coinvolgente, più fragile, più forte al tempo stesso. Niente, niente a che vedere con tutto il resto. Gli occhi ammaliati, le orecchie incantate, il naso assuefatto, le mani senza controllo, la mente ipnotizzata. È tutto tuo. Fanne ciò che vuoi, non posso evitare di dartelo. La chiusa è ovviamente invece molto aperta, con quel dartelo è molto aperta di tutti i sensi. La classica chiusura aperta dei romanzi. Esatto, la chiusa famosa, chiusura aperta dei romanzi. Allora, perché per evitare di volevo leggere degli stralci di un brano di Pablo Neruda, che non è una, è una, per me è una delle poesie d'amore più belle, anche se non è rientra nelle sue poesie d'amore, che lui ha fatto un libro apposito, un libro apposito, certo. Sì, le 21 poesie d'amore è un'altra cosa. Purtroppo la leggiamo adesso subito, dici, e poi dopo parlo del libro mio. Sì, certamente. E due poesie mie dal libro, perché sembra importante.
comunque se mi dai quest'altra opportunità io poi, perché sennò poi il mio editore che è pronto si lamenta, è terribile. È una cara persona molto molto aperta, molto intelligente, che capisce le cose, spero mi stia ascoltando. Comunque, dalla tercera residenza che quando sono andato a cercarlo, perché non l'avevo, pagine strappate nel libro che avevo, mi sono reso conto che anche nella prima residenza, cioè prima residenza, aveva scritto la stessa poesia con lo stesso titolo. Mi sono portato a casa quello, sono dovuto ritornare in biblioteca perché ne aveva scritto un'altra che era quella che mi interessava, con lo stesso titolo e sottotitolo Alleanza, perché poi l'innamoramento ha il suo compimento se diventa questo in tutti i sensi, profondamente, compassione, una alleanza vera, profonda, che tocca tutti i campi del pensare e del sentire. Questo, secondo me, è l'amore compiuto, che non può essere, è intermittente certamente, ma questa è un'alleanza però profonda, una promessa vera, un sentirsi assieme, in latino, compagni, non vuol dire nient'altro che colui che lotta assieme a te. Esatto. Alleanza, sonata. Né il cuore lacerato da un vetro in una brughiera di spine, né le acque atroci vedute agli angoli di certe case. Scusate, ricomincio, sono stralci, non è la poesia intera, questo è fondamentale, parliamo di una poesia del 1937, sono stralci perché la poesia era un po' troppo lunga e divagava secondo il mio messaggio, scusate ancora. Né il cuore lacerato da un vetro in una brughiera di spine, né le acque atroci vedute agli angoli di certe case, acque come palpebre e occhi potrebbero ridurre la tua cintura alle mie mani quando il mio cuore innalza le sue querce verso il tuo infrangibile filo di neve. Sopra i tuoi seni di immobile corrente, sopra le tue gambe d'acqua e di tenacia, sopra la stabilità e l'orgoglio dei tuoi nudi capelli voglio stare, amor mio. Ormai gettate le lacrime nel sordo cesto dove si ammucchiano. Voglio stare, amor mio, solo con una sillaba d'argento spezzato, solo con una punta del tuo petto di neve. Ormai non è possibile a volte vincere se non cadendo. Ormai non è possibile tra due esseri tremare, toccare il fiore del fiume. Fra labbra e labbra si stendono città di grande cenere ed umido pennacchio, gocce di quando e come, indefinite circolazioni, fra labbra e labbra, come su una sponda di sabbia e vetro, trascorre il vento. Per questo sei senza fine. Accoglimi come se tu fossi tutta solennità, tutta notturna come una zona, sino a confonderti con le linee del tempo. Avanza nella dolcezza, vieni al mio fianco, finché le digitali foglie dei violini si siano ammutolite, finché i muschi si siano abbarbicati al tuono, finché dal palpito, da una mano all'altra, calino le radici. Pablo Neruda, tercera residenza. Grande Pablo. Del discorso su il canto degli animali, parleremo una cosa, prossima volta. Certo, no, una cosa solo che mi ha colpito, che è una curiosità incredibile quasi, sono andato a cercare la parola cantus in latino, ero curioso di vedere che cosa per noi cantus, così io l'ho studiato un po' in latino, però cantus considerava un canto, no, il latino arcaico, il canto è il gorgheggio. Perché
da dove prendevano il significato delle parole i primi che scrivevano di qualcosa, dalla natura, e quindi il canto per eccellenza è il canto dell'usignolo nell'agro romano, che è un canto stupendo, gorgheggio, cantus vuol dire gorgheggio. È bellissima questa cosa qui, è una cosa che fa pensare. Non ci dovrebbero essere uomini al mondo che non sanno, che non sentono il canto degli uccelli. Questo è quello che penso e che sento. Dunque, il mio libro, veramente pochissimi, 3 minuti, una follia. Il mio libro è uscito con la casa editrice L'Arcolaio. Casa editrice L'Arcolaio di Gianfranco Fabbri, è possibile andare a vedere nel sito, ovviamente dedicato a Casa editrice L'Arcolaio, oppure anche in un blog, La costruzione del verso. Si può acquistare in tutta Italia, in tutte le librerie, Mondadori Store, Feltrinelli Store mi pare, non so, o comunque è anche online, sì, online in queste due, e anche anche su Amazon, che c'è uno sconto per, se uno è collegato con fa molti acquisti in Amazon Prime, oppure direttamente scrivendo una mail alla casa editrice. Questa è la cosa importante, verrà presentata nella biblioteca comunale di Forlì fra poco, c'è stata una presentazione ma tra amici qualche mese fa, niente, il libro, che dire, posso solo leggere l'ultima poesia che dà il titolo alla raccolta, che fra l'altro contiene anche 4 brani in dialetto che sono stati corretti perché il dialetto, veramente scrivere il dialetto è come scrivere in un'altra lingua, certo. Comunque il finale dell'ultima poesia in dialetto si aggancia al titolo augurazione, che poi anche qui sarebbe da spiegare il titolo, il perché e il come, però non ce la faccio, i tempi, vedi, veramente ho un minuto e quindi... No, vai tranquillo, quindi... vai tranquillo, Miro. Ok. Perché volevo anche sentire, siccome noi siamo internazionali, volevamo sentire anche una poesia in dialetto. Ah, va bene. Allora colleghiamo queste due, così. Va bene. Così. Va bene. Tradotta o direttamente in dialetto? No, in lingua. In lingua di Treviso faranno un po' fatica, però i suoni, non è importanza, cioè, il Gramlò insegna che si può certo, capire qualcosa, certo. Questa è una parola che usa anche Fellini spesso, perché è certo. Una parola d'eccellenza del nostro dialetto, in vel, che vuol dire, che è una parola intraducibile, vuol dire in nessun luogo, in nessuna situazione, in nessun tempo, Invel, Niaquel, Niaquel, Signacul. Salut Caddega, ne so, comune da fe, di Malteci, Pubreva, de dal Cundani, ore par sempre, me che so qua, par di qualquel, senza pretesi, te che ci dla sol par giudiché, mi iter puret, male ad lettri, innamore dal poesì di gran, tot murt, e ci qua combatter, con idee on precisa cletter. E tutto caffè la spesa, pulì la cacca, è sempre un casino. Comunque, e te voi a te a provare a scappare con i sogni. Ma también vel, fai da pensare che niacquel, e sia un signacul, della fatica de un senso, tutti i tuoi sforzi, per te un po' mei, su spo. E mi signor, se in fil stai sì, dammi un segno. E questo è il momento, e crolla tutto, e l'uomo le spaurì e perse come un'eva in tispen senza fiori. Traduco almeno l'ultimo sì, versettino. Sì, sì. Il mio signore dice: se in cielo ci sei, dammi un segno, e questo è il momento, crolla tutto, e l'uomo è impaurito e perso come un'ape tra i rovi spinosi senza fiori. Augurazione. Mai più
come un'ape tra rovi senza fiori. Operiamo impavidi tra sgorbi ed opera, stremati all'ultimo fuoco, al sogno di un tepore. Tavolossa è la vita, guazzabuglio di mescolanze in bilico, magicarsi in sbuffi di pennello, coperti di cenere, coccoliamo le ultime braci. Guiderò la mano a germogliar vivande a un rinnovato cenacolo. L'unica augurazione è fare in tempo ad appicciare l'ultimo stoppino dell'ultima cera in memoria dell'ape, e che sia miele. E questo è l'augurio a tutti voi che ci avete gentilmente ascoltato. Grazie a Rosario, grazie a Radio Seius, grazie ad Alfredo, mi avete fatto emozionare. Innanzitutto, e grazie a te, perché è stato, e questo credo che sia anche il parere di Rosario e di Ugo, una cosa molto interessante, perché hai parlato dell'amore, dell'innamoramento in maniera circolare, quindi poi ci sarebbe, come tu hai detto giustamente, tante altre cose, sì, da tante dire. Altre cose. Certo, sì, ma avremo il tempo di dirle. Dopo c'erano le cose anche un po' più sconce, l'orario passava, c'era un bozzetto un bozzetto che ha per titolo La Troia, e quello ci stava. Oppure il luogo, che è il luogo per eccellenza, l'oggetto, l'oscuro oggetto del desiderio dell'uomo, il luogo, quello lì, insomma, esatto. Poi, insomma, ci sono delle altre cose, ecco. ce ne sono. che ce n'è. Esatto. E niente, siamo fuori trasmissione, vero? No, ancora. No, io siamo adesso... ancora per un po'? No. Ma ci siamo ancora per un po'? Allora, guarda, queste due ci stanno da Dio, perché una è uno sforzo, omaggio ad altri tempi antichi, ho cercato di scrivere come scriveva, che ne so, un D'Annunzio, un Pascoli, boh. E poi invece il bozzetto, esistono anche loro. Io ho in mente una persona fisica, è una brutta parola. Ancora due o tre minuti ce li hai, dai. Sì, dai. Vai. Una butade, sai perché il maiale è considerato così, è legato così al discorso sessuale, sporco, il maiale sei un porco. Pochi lo sanno, cioè, chi studia l'agrario lo sa sempre. Perché nei mammiferi è colui che rispetto a tutti gli altri mammiferi, l'elefante, che sprigiona più quantità di liquido seminale, il maiale. Per questo è diventato poverino il maiale, il porco, schifoso, ma solo per questa cosa qui, che non dipende da lui, ma voglio dire, dal suo sistema fisiologico. Esatto. Va bene, passionalità carnale, che è molto dolce. Ovviamente un omaggio ad altri tempi antichi, e dei tuoi baci ancor veder solcato il cielo sovra i miei occhi anelo. Dirò se la, questa è dentro al libro, dentro al libro c'era questa, c'è l'augurazione, e c'era anche Amarsica, che ho letto prima, sì. Basta, null'altro purtroppo, va bene. Dei tuoi baci ancora, vedere solcato il cielo sopra i miei occhi anelo. Di rosse labbra invadi il desiderio, e sogni d'alcova fai trapelare tra occhiate furtive. E quando al fin averti potrò al fianco a contemplar la tua bellezza ignuda, sarà un trepitar di battiti, e vorrò solo accarezzarti, stringerti a me tutta la notte. E se vorrai, vorrò insegnarti, accompagnarti nei campi dell'amore, l'abisso del frenetico pulsare, ed il lenzuolo si farà tappeto, e ci farà volare, e ci farà danzare l'uno dentro l'altra. Non leggo quella, ma leggo quella che mi sono dimenticato, che secondo me è l'immagine che io ho dell'innamoramento, è una dedica che non posso non fare.
la fine di una poesia d'amore finisce così, una definizione per me in quel momento lì. Innamorarsi è come il salto del pesce, parliamo di fiumi, di lago, no? Ma anche di mare, il salto del pesce alla luce del sole, no? Innamorarsi è come il salto del pesce, un guizzo di luce fuori campo, fuori campo, ti porta fuori e non te ne accorgi ed è già sparito. Innamorarsi è come il salto del pesce. Poi questo che dedico a tutte le mamme. Chiudiamo con le mamme, allora. Sono, e sono state, perché comunque sono le madri, e quindi l'amore primario, certo, è quello. È in innamoramento pure, con la psicologia abbiamo capito che l'innamoramento della madre, il rapporto, è fondamentale. Comunque qui è dedicato alla madre in assoluto. A te che sei madre va il bacio più intenso, a te che di dolore e coraggio hai il colore nello sguardo, sei parte della mia vita se hai generato la vita col seme del mio amore penetrato in te. Ottimo. Grazie ancora di questi grazie minuti. Grazie a te, ultimi. Caro. Mi caro sarebbe Miro. Piaciuto anche leggere una poesia all'amicizia, perché mi sento già amico tuo, anche se non ci conosciamo, però ci ritroveremo in un altro momento. Grazie tanto. Ancora Radio Science, Luca. Caro Rosario, hai qualcosa da dire? No, ascolta, Rosario ha da lavorare. No, oltre che da lavorare, ascolto da anche. Ascolto anche, Miro. Perché la poesia. Perché la poesia. Cioè io non scrivo poesie, però leggo pochissimo le poesie, quindi quando le ascolto. Quando si ascoltano è un'altra cosa, è bello quando si ascoltano, un'altra emozione. Ci sono alcune poesie che vanno lette, assolutamente, certo, ma alcune lasciano di più anche solo con l'ascolto, insomma. Io spero di aver riempito questo vostro regalo di quest'ora bene. Vi ringrazio tanto di questa opportunità. Io, se sarà possibile, mi rendo disponibile, magari organizzando, restringendo un po' i campi e andando un po' più decidendo. Questa sera è stata un po' così, una prova d'orchestra, diciamo. E comunque, finiamo come abbiamo iniziato. Per quanto mi riguarda, ricordiamoci che il fascino è un modo per sentirsi rispondere di sì senza aver fatto chiaramente nessuna domanda. Quindi facciamo i signori, noi maschietti, ok? Certo. Ciao Miro, buon grazie San Valentino a tutti, e tanto tanto amore che circoli per il mondo, che ce n'è tanto bisogno. Altro che. Assolutamente, ciao, e a risentirti ciao, in questi ciao. Giorni, mi dite un po' come è andato. Certamente. Grazie, vado a bermi un bicchiere di vino da brindare. Oh, bravo, anche per noi, allora. Perfetto. Buon lavoro, Miro, grazie ancora. Caro. Davvero un abbraccio, ciao. Ciao. Bene, Alfredo, allora. Mi hanno portato in porto un'altra trasmissione simpaticissimo. Molto bella, simpatica, quindi siamo come sempre soddisfatti. Sì, questo sì, perfetto. Allora diamo appuntamento non a martedì prossimo, caro Alfredo, perché martedì è vero. Siamo in diretta, ma l'altro martedì, insomma, va bene, poi diremo in cui se al 28 un ospite. Il 28 di febbraio ritorneremo in onda con la diretta. 28-2. L'ultimo giorno del mese. Certo. Bene. Molto, ma molto bene.
Ok, certo. Dai la tua trafila di radio. Bene, cari amici, allora do come al solito, diciamo, do la benedizione. Esatto, urbi e torbi. Dico il rosario, perché insomma, esatto. Come dire il rosario. Bene, questa trasmissione è andata in diretta su tutte le radio del network, caro Alfredo e cari amici che ci ascoltate. Su Radio Reno Web da Casalicchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Valdichiana, Radio Isso da Modena e Modena Noi Radio ovviamente da Modena. Ovviamente, insomma, caro Alfredo, eravamo anche in diretta con la Web TV sui nostri canali di Facebook, come dico sempre, di Facebook, sul canale YouTube e sul sito radioscience.it, dove poi su YouTube e su Facebook possono rivedere da domani la trasmissione. Da domani, ma volendo la trasmissione, chi è su Facebook la può riascoltare già e rivedere già da questo momento, dal momento in cui chiudiamo. Resta sulla pagina Facebook di Radio Science e quindi la potete anche condividere. La potete condividere. Ugo, tutto bene? Il nostro aiuto regista è un caro sempre saluto. Impegnato con le radio e con professionalità. C'è, ma non si sente. Ugo, vuoi fare un saluto? Un saluto veloce veloce, ciao. Come vedi, i registi Radio Science sono tutti veloci, caro Alfredo. Sì. Andiamo con la io sigla. Vi saluto, un caro saluto. Buona a tutti serata. Quanti buonanotte e mi raccomando, riascoltate questa puntata su YouTube da domani, ma su Facebook nel momento in cui chiudiamo è già pronta, condividetela. Ciao. Certo. Ciao a tutti. Where'd you be?